just for one day. Sei tu e la tua moto la pista. Senti il rumore della tua moto, senti la musica del tuo motore. Cerchi di farlo piangere il meno possibile. Sei tu che la guidi, tu che la fai girare, tu che la freni, perché lei ti può anche tradire. Perché se la usi male è un po' come una donna, poi si vendica. Sono davvero poche le moto che lo hanno tradito. Giacomo Agostini, detto Ago, con quel sorriso da conquistatore, con quello sguardo di chi la sa lunga. Agostini era innamorato perso delle sue moto e come fidanzate le ha ricoperte di attenzioni e di cure come mai nessuno aveva fatto prima di lui. Insomma, avete presente il vecchio adagio donne, motori, gioie e dolori? Ecco, sembra davvero ricalcato sulla vita di Agostini, il playboy della moto, il più bello di tutti, il più veloce di tutti. Fra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, Giacomo Agostini vince 15 mondiali, vince 113 Gran Premi. Ma Agostini non è solo l'uomo dei record, ancora oggi inavvicinabili per chiunque. È il pilota che ha proiettato il mondo delle corse in una nuova era. L'era dei professionisti, l'era dei divi dei motori, l'era dei colori. Perché in origine, quando questa storia ha inizio, si correva in bianco e nero. All'inizio degli anni 60 il boom economico è ormai alle porte. E se prima andavamo tutti in bicicletta e ci appassionavamo alle sfide di Coppi e Bartali, ora un suono sordo si fa largo da lontano. Dall'America arrivano le immagini di un ragazzo bello e tenebroso che infrange i cuori a bordo di una moto scintillante. Si chiama Marlon Brando. Niente più cavalli e pistole. Anche il mito americano si va aggiornando. E il rombo dei motori è una musica troppo seducente per non fare proseliti anche sulle nostre strade. Per le vie della provincia di Bergamo sfreccia un ragazzo che di quelle brizza proprio non riesce a fare a meno. La passione era quella di salire su una motocicletta e portarla al limite, questa era la gioia. La gioia era quella di entrare in curva il più veloce possibile, piegare il più possibile. Non so, è una cosa credo che è nel DNA, nasce con te. Giacomo Agostini ha il gene della velocità su due ruote e non può fare a meno di assecondare la sua natura. E sfida, in corse improvvisate, chiunque gli capiti a tiro, con la complicità di qualche amico fidato. Sfidavamo un po' i bullotti del paese che avevano delle moto un po' più belle della mia. C'era questo mio amico che mi faceva da manager, tra virgolette, quindi al bar provocava questi ragazzi e si scommettevano, non so, le 100 lire. Le vincevo quasi tutte, nel senso che questi appena partiti, dopo due o tre curve, non mi vedevano più. Ritornavano al bar pagando appunto la posta. È un modo come un altro per guadagnare i primi soldi. E poi quel talento innato è buono per fare lo sbruffone e magari per farsi notare da qualche bella ragazza. Ma le gare vere, quelle dei professionisti, sono altre. Per arrivarci, Agostini deve superare le resistenze di un avversario molto più tosto dei ragazzi della Riviera, suo padre Aurelio. Io avevo bisogno di una firma per poter correre e lui non me la voleva dare. E mi diceva che lui non avrebbe firmato la morte di suo figlio. Aurelio Agostini è un uomo tutto di un pezzo, benestante, comprensivo. A suo figlio non fa mancare niente, ma quella passione per le corse proprio non la capisce. A nulla valgono a convincerlo i successi che Giacomo continua a mietere nelle gare amatoriali.
A fargli mettere quella benedetta firma però ci pensa un amico notaio di cui Aurelio si fida ciecamente. Questo notaio ha convinto mio padre. Ha detto, ma sì, lo sport fa bene ai giovani, li togli, li porti via da pensieri, dalle strade. E l'ha convinto, ha firmato. Però il notaio aveva capito che io volessi correre in bicicletta e non in motocicletta. Però ormai la firma c'era e da lì ho iniziato. Mai fraintendimento fu più provvidenziale. L'ascesa di quel talentino su due ruote è manco a dirlo fulminea. Qualunque mezzo ha sotto di sé, Giacomo lo porta alla vittoria. Io ho provato a ostacolarlo, ma nella categoria junior era già diventato imbattibile. Di successo in successo, il nome di Agostini arriva fino alle orecchie dell'uomo più potente e più temuto del mondo delle corse. Il conte Domenico Augusta. Il padre padrone della moto più veloce che ci sia. La mitica MV Augusta. La Augusta per il motociclismo è un po' quello che è la Ferrari nel mondo dell'automobilismo. Non è solo un marchio, è un mito. E il caso vuole, ma forse non è solo un caso, che il conte Augusta sia molto simile a Enzo Ferrari come persona. Anche lui, come il mitico fondatore del Cavallino, è austero, difficile, enigmatico. Sul suo conto se ne dicono tante. C'era il conte Augusta che era un appassionato, uno sfegatato di ste motociclette. Tipo molto autorevole, a parlare insieme c'era a tremare. Quando si vinceva, si perdeva, lui veniva sempre al reparto corse e voleva sapere il perché. Entrava dalla porta, c'era uno sbiancamento generale delle facce perché aveva una personalità e ti incuteva timore. Lui voleva vincere, non c'è niente da fare. E un giorno del 1964 il temutissimo conte fa pervenire a Giacomo una convocazione che non ammette dinieghi. Vuole parlargli a casa sua. Parlare con Augusta e Domenico era molto dura. C'era gente che aspettava dei giorni per parlare con lui. Dei giorni. L'incontro era la sera alle 5. E io sono arrivato 4:30, anzi, in anticipo, puntualissimo. Insomma, in poche parole, ho aspettato fino alla sera alle 10:30. Alla fine, Agostini viene ammesso al cospetto del conte. Entro in questo studio un po' buio, lui era seduto sulla cattedra e mi guarda, alza gli occhi, mi guarda e dice, ma sai guidare le mie moto? E anche lì sono rimasto un po' spiazzato, però rispondo, mi provi e poi vedrà lei. Quella del conte non è altro che una messa in scena per capire che pasta di uomo ha davanti a sé e quello che vede gli piace immediatamente. Capisce subito che Agostini è l'uomo giusto per guidare la sua moto, perché a differenza del padre di Giacomo, il conte ha lo stesso DNA di Agostini, la passione per le moto. Il reparto corse è solo una piccola fetta dell'Augusta. La fabbrica in realtà produce elicotteri. Si dice però che più di una volta il conte abbia fermato l'intera catena di montaggio degli elicotteri per trovare il pezzo giusto che mancava a sviluppare la sua moto da corsa. E ci è riuscito alla grande. Agostini correrà il suo primo mondiale sulla moto più veloce di tutte. Il 24 aprile 1965 è in programma la seconda gara del moto mondiale sul circuito tedesco del Nürburgring, un anello micidiale, lunghissimo, estenuante. Per Agostini è il vero battesimo del fuoco. Già alla vigilia della gara, il giovane pilota ha modo di assaggiarne l'atmosfera. Entro nella hall di questo albergo e sento c'è un gruppo di meccanici della Honda che ridono
e io non capivo bene l'inglese, mi sono un attimo anche così, me l'ero preso un attimo e questi mi stanno ridendo di me. E allora mi sono detto, va bene, ridete pure, vedremo domenica cosa succederà. Cosa succede la domenica? Succede che Agostini con il numero 60 parte come un razzo. Succede che si mette dietro tutti gli altri piloti, veterani del mondiale. Succede che Agostini vince la sua prima gara del mondiale 350. Come si dice, ride bene chi ride ultimo. La sera quando sono tornato in albergo ho messo i tacchi. Giovedì sera quando sono arrivato ridevate. Adesso penso che dovrete cambiare tono. Ma per Ago le rivincite non sono finite. Davanti alla sua vittoria anche due cuori impenetrabili si sciolgono. Il primo è quello del conte Augusta. Quando abbiamo finito, siamo rientrati al reparto corse al lunedì, è venuto dentro il signor Domenico nel reparto corse, ha detto ho vinto io, con una moto italiana e con un pilota italiano. Il secondo è quello di suo padre Aurelio. Beh, mio padre poi, quando ha visto che è cominciato a vincere, ha detto beh, forse è proprio il suo mestiere. Comunque sapevo che di nascosto veniva a vedermi quando correvo. Naturalmente, sai, avere un figlio che corre e vince, insomma, è sempre una grande emozione, anche se ai miei tempi era molto, molto pericoloso. And I'm not gonna be scared at all. E poi c'è un'ultima soddisfazione. Quel giorno, al Nürburgring, il novizio del moto mondiale si è messo dietro anche il pilota più forte e titolato di tutti, nonché la prima guida della MV Augusta, l'inglese Mike Haywood. Haywood il mondiale l'ha già vinto 3 volte negli ultimi 3 anni. Quello della classe 500, la più potente, la più importante. Ma la grande differenza rispetto a oggi è che in quell'epoca uno stesso pilota gareggiava in più classi, 250, 350, 500. Haywood, Agostini e molti altri piloti si ritrovavano dunque a correre 2 o perfino 3 gare nello stesso giorno. Haywood è soprannominato Mike the Bike perché vincerebbe con qualunque mezzo, anche con una bicicletta. È il tipico inglese che sa come farsi amare. Gli piace la birra, gli piacciono i motori ovviamente e gli piacciono le donne. La leggenda vuole che il garage di casa Haywood abbia una porta che conduce direttamente in camera da letto. Comodissimo in caso di sbronza colossale. A parte il fatto di essere velocissimi, Haywood e Agostini sembrano avere molto poco in comune. Haywood aveva lo stile a gambe aperte, a ginocchia allargate, che abbiamo copiato un po' tutti. Non può rivelare già adesso la sua tattica di corsa? Ci sono poche tattiche con questa. Haywood era uno capace di scendere da una moto, salire sull'altra, dal 125 al 500 senza nessun problema. Agostini invece era uno che le cose le faceva più passo passo, metodicamente. Haywood è sfrontato, esuberante, simpaticissimo. Agostini invece è riservato, meticoloso, serio. All'inizio veramente è stata dura. Guardavo come faceva, cosa faceva, guardavo il suo metodo e il suo sistema di correre. Anche nel 1965, nella classe regina del moto mondiale, la 500, Haywood vince dominando in tutte le gare a cui partecipa. Ma Agostini lo segue da vicino e spesso riesce a mettere in difficoltà il campione inglese. Alla MV Augusta, le quotazioni del giovane pilota italiano crescono gara dopo gara. La rivalità è stata subito forte perché Haywood in MV era numero 1 e Agostini arrivava a rompergli le uova nel paniere. Dopo il primo anno che abbiamo vissuto insieme, lui ha capito che 2 galli nello stesso pollaio non potevano andare d'accordo. Nonostante in sella alla MV abbia vinto gli ultimi 4 campionati, a fine stagione 1965 Haywood prende una clamorosa decisione. Lascia la Augusta per salire su una moto giapponese. La Honda. Lui è passato la Honda nel 66,
E io ho continuato con l'MV Agusta e lì è stata incominciata la nostra battaglia. L'anno successivo, in effetti, battaglia sarà feroce. Nelle prove iridate del Gran Premio motociclistico dell'Ulster, l'inglese Mike Hailwood ha vinto le classi 350 e 500, precedendo sul traguardo finale l'italiano Giacomo Agostini su MV, unico concorrente non doppiato dal centauro britannico. È un duello senza esclusione di colpi, eppure equilibratissimo. Il mondiale del 1966 è incredibile. Sembra quasi che i duellanti si siano messi d'accordo. Una gara la vince Agostini e Hailwood arriva secondo. Quella dopo vince Hailwood e Agostini è sul secondo gradino del podio. I due fuoriclasse viaggiano appaiati fino a che non si arriva all'ultima decisiva prova del mondiale, in Italia, a Monza. Chi vince la gara vince il mondiale. Si sono concluse a Monza le prove ufficiali del Gran Premio delle Nazioni in programma domani. Per la conquista del titolo ereditato, Agostini dovrà battere Hailwood. Può fare un pronostico per la gara delle 500 di domani? È sicuro, è una gara molto dura domani, sicuro. Speriamo che io vincere, ma non lo so, ne sarò a vedere. Cosa pensa della gara di domani? Beh, purtroppo è molto difficile perché, insomma, ho contro la Honda e un Hailwood che sono veramente forti. Senz'altro anche l'MV non è di meno. Speriamo in bene, insomma. È l'11 settembre 1966. Il circuito di Monza è invaso da una folla di 50.000 persone. Una folla inaudita per una gara di motociclismo. Eravamo nel tempio dei motori, Monza. C'era il Conte Agusta. Tutta l'emozione regnava. Un pilota italiano su una moto italiana, su un circuito italiano, può diventare campione del mondo. Questo è il giorno della verità. Hailwood è partito molto bene, era davanti a me, io lo seguivo con fatica perché tirava come una bestia. Agostini, con il numero uno, però, non molla. Per due giri resta nella scia dell'inglese. E al terzo giro, alla curva di Lesmo, è la sua moto a presentarsi in testa. Poi sono riuscito a superarlo, insomma abbiamo lottato un po'. Ora è Hailwood a inseguire, a pressare da vicino Agostini. Le due moto sono vicinissime, le carine quasi si toccano. Il pubblico di Monza, schierato in massa per il giovane italiano, trattiene il fiato. Quattro giri, Hailwood rimane nella scia di Agostini, spingendo la sua moto al limite, oltre il limite. Al settimo giro, ecco spuntare solitaria una moto. È quella di Giacomo Agostini. Poi alla fine, quando ero in testa, ma ero in testa di poco, cioè lui mi seguiva, però ho avuto un guasto meccanico e quindi ho avuto via libera per il mio titolo. Mentre Hailwood raggiunge mestamente a piedi i box, Agostini spinge la sua moto al massimo, finalmente libero. Il resto della gara è un lunghissimo e entusiasmante giro d'onore. Agostini doppia tutti gli altri piloti in gara e si invola leggero verso l'arrivo. Ad attenderlo, oltre il traguardo, è l'apoteosi. Il pubblico di Monza è in delirio, scavalca le transenne e si riversa nel circuito. È la prima volta che avviene un'invasione simile. Giacomo Agostini è campione del mondo della classe 500, la più importante. Il grande Hailwood è battuto. Ora il re è lui. Pensando a quando ero bambino che sognavo tutti questi, dice, beh, adesso sono io campione del mondo, se non, per la verità non mi sembrava vero. L'anno seguente il duello si ripete.
Agostini e Aylward continuano a darsi battaglia nella 350 come nella 500 su tutti i circuiti. Ma oltre alle classifiche, ai punti, ai piazzamenti, c'è un'altra cosa che determina se un pilota è davvero un campione: il coraggio. Fra tutte le gare del moto mondiale ce n'è una dove di coraggio ce ne vuole davvero tanto. Anzi, forse ci vuole una buona dose di follia. Si chiama Tourist Trophy. È una gara diversa da tutte le altre. Le moto al Tourist Trophy partono scaglionate. È come una gara a cronometro del Giro d'Italia, solo che è in motocicletta. Quello che decide la vittoria è il tempo che ci si mette a compiere l'intero circuito. Ma quello del Tourist Trophy non è un circuito come tutti gli altri. Era considerato a buon diritto il più impegnativo, il più affascinante e soprattutto il più pericoloso percorso del moto mondiale. Il Tourist Trophy si correva nell'isola di Man, in Inghilterra. Il Tourist Trophy è un circuito che gira attorno a questa isola. C'erano rettilinei da 280 all'ora, c'erano salti, passaggi sulla ferrovia. Partivi col sole, arrivavi con la nebbia e poi era dura. Una gara che durava 360 chilometri. Quella pista lì c'è una curva veloce con un dosso. Fuori ci sono tutte le lapidi dei piloti che l'hanno sbagliata. Il 12 giugno del 1967, Agostini e Haywood sono ai nastri di partenza, pronti a darsi la solita, feroce, equilibratissima battaglia. Solo che nell'isola di Man è diverso. Haywood su quelle strade ci è praticamente cresciuto e le conosce a memoria. Su quel circuito è praticamente imbattibile. Agostini ci corre solo per la terza volta. Partivamo spingendo a 10 secondi l'uno dall'altro. Difatti noi abbiamo corso tutta la gara senza vederci. Io ero davanti a lui 20 secondi, poi ogni tanto ero a 18 perché mi aveva preso 2 secondi. La differenza era sempre un secondo a favore dell'uno, un secondo a favore dell'altro, erano proprio sempre sullo stesso limite. I cineoperatori sparsi lungo il tracciato filmano due moto che compiono identiche traiettorie, con identica velocità. Il numero 4 è Haywood, il numero 9 è Agostini. È stata una battaglia continua. Agostini ed Haywood corrono come indemoniati, incuranti dei muretti, dei precipizi, delle rocce. Avevamo le spalle bianche tutte e due perché sfioravamo i muri delle case. È stata una gara veramente al 110%. Haywood era il re di quella pista, eppure Agostini quella volta aveva un vantaggio di 2 o 3 secondi che guadagnava quasi tutto sul veloce. Mentre Haywood era più veloce sulle montagne, sulla parte alta della pista. Una differenza di qualche secondo in un percorso lungo 60 e passa chilometri è davvero un'inezia. Significa che la guida di Agostini e Haywood è impeccabile, nessuna sbavatura, solo due corpi perfettamente in sintonia con i loro bolidi. Se lo sport non fosse così crudele, bisognerebbe assegnare la vittoria ad entrambi. Ma lo sport deve essere crudele. E la fortuna sa esserlo ancora di più. Quello che state per vedere non è solo il finale di una corsa che nessuno da quelle parti ha dimenticato, ma è anche l'epilogo sportivo e cavalleresco di una rivalità vera, bellissima. Per 5 volte le moto compiono il giro dell'isola di Man.
Al sesto e ultimo giro, Agostini ha ormai memorizzato le curve e familiarizzato con quel circuito impossibile e riesce a guadagnare un piccolo ma significativo vantaggio su Hailwood. L'ultimo giro ero in testa, quindi avevo ormai vinto. Avevo 7-8 secondi di vantaggio. A una manciata di chilometri dall'arrivo succede però quello che nessuno si aspetta. La moto di Agostini improvvisamente rallenta e poi si blocca. Agostini si ritira dalla gara. La sua Augusta lo ha tradito sul più bello. E mi si è rotta la catena. Quindi ho dovuto fermarmi e rinunciare alla vittoria. Hailwood fila dritto verso il traguardo. Il Tourist Trophy è ancora una volta suo. Ma un vero campione sa riconoscere una vittoria immeritata. Sul podio disse: oggi non avrei battuto Agostini. E la sera Mike Hailwood alla premiazione ha preso Giacomo Agostini e l'ha messo sul primo posto e le ha detto: il vincitore morale sei tu. Ho visto che piangevo, mi ha abbracciato e mi ha voluto invitare la sera. Mi ha detto: no, stasera tu sei con me perché oggi tu hai vinto, non io. Gli diede l'onore delle armi perché aveva fatto una gara strepitosa. Quanto avrebbero pagato gli appassionati di motori per rivedere un duello come quello del Tourist Trophy del 1967? E invece non ce ne sarà più un altro così. Nel 1967 Agostini vince il mondiale classe 500 e Hailwood, alla fine della stagione, decide che ne ha abbastanza delle due ruote. Dal 68 correrà, sì, ma sulle macchine della Formula 1 e della Formula 2 e Mike the Bike andrà forte anche su quattro ruote. Poi, un giorno del 1981, Hailwood esce di casa in macchina per portare sua figlia di 9 anni a mangiare pesce e patatine fritte. Di colpo un camion davanti a lui compie un'improvvisa inversione a U. Mike non riesce a evitarlo. Per lui e sua figlia non c'è scampo. Lui che aveva rischiato la vita correndo apparentemente come un folle sui circuiti di mezzo mondo, trova la morte su una strada qualunque. Ma torniamo alla fine degli anni 60 a Giacomo Agostini. Senza più Hailwood a sbarrargli la strada, di fronte ad Agostini si spalanca un'immensa autostrada da percorrere in solitaria. Nessun avversario riesce più a tenergli testa. Agostini e la sua Augusta iniziano una cavalcata trionfale destinata a durare 5 lunghi anni. Dal 1968 al 1971 Giacomo vince tutte le gare a cui partecipa. Sia la classe 350 che la classe 500 non hanno più storia. Gli avversari sono lontanissimi a battagliare per il secondo posto. Quando io lo battevo era perché lui si era ritirato. Mario Lega si ricorda bene quanto fosse difficile inseguire Agostini. Partimmo lui davanti, io dietro, e la prima cosa che mi venne da dire, stando dietro: è tutto qui, Agostini. Ero talmente sicuro che l'avrei raggiunto che cominciai a impegnarmi di più, però nell'impegnarmi feci un largo, lui 5 metri divennero 10, cercando di recuperare feci un altro errore e i metri diventarono 20, insomma in pochi giri era diventato piccolo così e non lo vedevo più. Mi dispiace che non abbia smesso prima, perché chiaramente io anche nel campionato italiano ho fatto secondo, c'era sempre lui.
Agostini in pista è veloce, preciso, talentuoso e vince. Vince così tanto perché ha capito una cosa prima e meglio di tutti gli altri. Una gara di moto non comincia sulla linea di partenza, inizia molto prima. Andiamo all'Overe sul lago di Iseo, dove ogni mattina alle 8 è facile incontrare un giovane atleta impegnato in un allenamento di footing. Si tratta di Giacomo Agostini, il popolare campione motociclistico. Sono stato uno dei primi a far ginnastica, a prepararmi fisicamente, perché io credevo nella forma fisica. Ai tempi quasi nessuno ci pensava. La mia testa mi diceva di fare così, io ho sempre voluto fare così e credo che mi abbia dato ragione. La cura di sé e la cura della propria moto sono per Agostini il binomio vincente. Nel garage dove avevano le moto, dove aveva la sua moto, se io la spostavo di un metro, lui arrivava e diceva: chi ha spostato la motocicletta? Lui faceva nastrare da un meccanico le manopole sul manubrio con un nastro rosso, in modo tale che i meccanici, quando dovevano spostare la moto per lavorarci intorno, magari con le mani sporche di unto, non andassero a sporcare le manopole. Agostini passa le ore a studiare ogni dettaglio della sua moto. È il tormento dei meccanici. Io chiedevo sempre ai meccanici se era fatto questo, se era fatto l'altro, se avevano chiuso questo, se avevano stretto l'altro, eccetera. Rientrava in box e diceva: questo motore controlla che ha qualcosa. E quando aprivamo, magari solo una molla valvola, però c'era qualcosa che non andava. Sempre, sempre, sempre. Lo spettacolo del moto mondiale si riduce a un monologo con un solo protagonista. Lo sport più pericoloso, appassionante e difficile diventa monotono persino per il suo re. L'unico avversario degno di Agostini è Agostini. Insomma, sulle piste non c'è più gara. Eppure, grazie ad Agostini, ai suoi successi, al suo carisma, il motomondiale inizia ad acquistare grande popolarità. Mai le corse in moto hanno avuto tanto seguito e il business che ruota attorno alle scuderie cresce. All'alba degli anni 70, ecco arrivare i primi sponsor e i grandi investimenti. Nasce una nuova era per le moto e Agostini ne è il profeta. Negli anni 71-72 sono arrivati gli sponsor, noi avevamo queste tute nere che poi finalmente abbiamo incominciato a mettere qualche marchio colorato, qualche stemma colorato, e da lì poi è iniziata una nuova era. Agostini è l'uomo giusto al momento giusto. Non solo è il più veloce di tutti, la sua faccia da attore americano sembra fatta apposta per conquistare un pubblico sempre più vasto. Io mi ricordo che era inseguito da veramente schiere di fans, doveva rifugiarsi in albergo per scappare, cioè l'ho visto letteralmente. Mi era capitato allora di pensare che la sua faccia era in Europa più famosa di quella del Papa. Il motociclismo con Agostini ha fatto un grosso salto di qualità, come per esempio attraverso il numero di spettatori. Con Agostini sono state le fidanzate che volevano andare a vedere questo giovane pilota. Che in pista vinceva. Agostini ricambia con il sorriso del playboy l'affetto che lo circonda. Si è soffiato anche da quel lato lì.
molte ragazze, mi ha raccolto solo le briciole. Purtroppo qualche volta doveva fare anche qualche fuga da qualche camera. Io e i meccanici siamo usciti, abbiamo preso una scala, l'abbiamo appoggiato alla finestra del primo piano dove c'era la camera di questa ragazza. Insomma, appena lui è sceso dalla scala, quell'altro entrava in camera. Ma Playboy, insomma, ho avuto modo di conoscere più donne di un altro perché appunto non facevo il farmacista, ma facevo il vagabondo per il giro per il mondo. Agostini è il bello che corre in moto, vince, seduce. Sembra un personaggio da film. E infatti il dorato mondo dello spettacolo ci mette poco a posargli gli occhi addosso. Ho avuto delle proposte, ho fatto tre film, ho fatto fotoromanzi, ho fatto pubblicità, ho fatto dei caroselli, insomma ho fatto un po' di tutto. E abbiamo girato un film che si chiamava Amore e Formula 2 insieme. Passa un giorno, un mese, un anno, passa un altro compleanno che ci trova qui felici. Perché siamo sempre a noi. Dammi lo spumante, allegria! Eravamo tutti e due negati. Come attori, perché in quei tempi lì si faceva i film così, non è che uno era un attore. Agostini è sulle riviste di gossip, frequenta il jet set internazionale, è sempre circondato da belle donne. Ma né il rumore dei flash, né le luci accecanti della ribalta, né le proposte seducenti dello spettacolo possono alterare il suo DNA. Il richiamo del gene della moto è più forte di tutto. Io ho avuto anche una proposta da Pietro Germi per fare un grande film. Ero lusingato di questo, poi quando mi disse che incominciavamo a marzo, ho detto no, io a marzo non posso perché inizia il campionato, devo correre in moto. E lui mi disse, come? Ma tu rinunci a una mia proposta per correre in moto? Ovviamente non aveva capito che l'amore mio era per le due ruote. Ogni anno, quando il motomondiale riprende il via, la domanda è sempre la stessa. Ci sarà qualcuno in grado di opporsi allo strapotere di Agostini? Ogni anno la risposta la dà Agostini. No, non ce n'è per nessuno. Ma proprio quando le vittorie continue iniziano a stancare, a renderlo quasi antipatico, ecco spuntare all'orizzonte qualcuno in grado di riaccendere la passione. Finalmente per Agostini è tornato il momento di duellare sul serio. Balle di paglia ai bordi delle strade. Attenzione, attenzione a tutte le auto che sono sul tracciato di gare. Signori proprietari, sono pregati di spostarle immediatamente. Traffico bloccato qualche ora. Possessori di gatti e cani, di volerli tenere custoditi. Tribune qua e là. Il circuito verrà chiuso fra 10 minuti. È la temporada romagnola. Solo in Romagna, terra di motori e di passioni folli, poteva nascere una competizione così. Pericolosissima, ma seguitissima. Si tratta di una serie di gare che non danno punti per la classifica del moto mondiale, ma tutti i grandi campioni non disdegnano di buttarsi nella mischia. Era il motociclismo che ti entrava in casa, i piloti ti sfrecciavano a un metro da te. Tra quelli che sfrecciano a meno di un metro dagli spettatori, c'è anche un pilota che queste strade le conosce a menadito. Il suo nome è Pasolini Renzo. E tutti, i grandi campioni, anche Agostini, devono fare i conti con lui. Tutti erano tifosi di Renzo Pasolini, cioè in proporzione erano 80 tifosi di Renzo Pasolini e 20 tifosi di Agostini. E in quel circuito lì, in questi circuiti cittadini, devo dire che Pasolini andava veramente forte. Sulle strade della temporada il duello tra i due è accanito. Ago e Paso si danno battaglia alternandosi continuamente al comando. È un grande spettacolo su due ruote.
Tra il 1967 e il 1971, nella classe 350, Agostini vince 12 volte nella temporada. E 12 volte viene battuto da Pasolini. Tanto basta per accendere gli animi. C'era una competizione che era incredibile, creata molto dal pubblico. Tutta la gente era entusiasta per Renzo Pasolini, mentre Agostini lo vedevano un po' come una persona, un VIP, un'elite che voleva andare lì e battere Renzo Pasolini. La rivalità con Pasolini la infastidisce o la, in qualche modo la esalta? Beh, oddio, da una parte è anche vantaggioso, in quanto se fossi solo morirebbe un po' tutto, invece avere un rivale, insomma, abbastanza in gamba come Pasolini ha creato un po' di entusiasmo adesso nel motociclismo. Certo, a differenza di Agostini, Pasolini non vanta un grande palmarès internazionale, ma nel paese di Coppi e Bartali sono in tanti a non vedere l'ora, anche nel motociclismo, di entusiasmarsi per una nuova rivalità. Era la contrapposizione tra l'operaio modesto che poteva essere Renzo Pasolini e il signorotto che aveva tutto, aveva la Porsche, era bello, aveva le donne, aveva denaro. L'operaio, però, non ha complessi di inferiorità nei confronti del signorotto. Agostini e Pasolini. Non solo in pista, ma anche di fronte alle telecamere. Pasolini, che è quello con gli occhiali, diciamo per chi eventualmente non lo conoscesse, e Agostini, il campione del mondo. E il duello prosegue anche in giacca e cravatta. E nel 3 e mezzo del 500 c'è il solito Agostini che comincia a stufare un po', ma purtroppo c'è, quindi... Pasolini dava fastidio ad Ago per il carattere. Era uno che amava molto gli sfottò, lo prendeva in giro, lo pungeva sul vivo, sapeva come fare. Gli fumava in faccia, odiava le sigarette. Insomma, riusciva a fargli saltare la mosca al naso. Agostini è uno che non ha bisogno di consigli. Vincendo 7-8 gare o 10 gare che ha vinto, non può essere già superiore a me. Però... potrei dire che delle volte sarebbe meglio un po' più di umiltà. Cosa pensa di Pasolini? Beh, bravo ragazzo. Sta venendo su bene, insomma. Io penso di essere già venuto su bene, perché io ho vinto con delle macchine che non ha mai vinto nessuno fino a questo momento. Ho vinto anche questo, speriamo di continuare così. La rivalità c'è senz'altro, perché lui spera una rivincita e io spero in una riconferma. Ma sì, ma eravamo abbastanza amici, direi, anche se poi, come ho detto prima, in gara non puoi essere amico di nessuno, altrimenti non riesci a vincere. I due abbastanza amici si danno battaglia anche nelle prove del moto mondiale. Pasolini, lontano dalla sua Romagna, sembra perdere un po' di sprint. E all'estero Agostini gli finisce sempre davanti. All'inizio del moto mondiale 1973, però, c'è un nuovo avversario che pare davvero in grado di battere il campione del mondo. Sulla scena si è da poco presentato un altro outsider, finlandese. Serissimo. Laureato in ingegneria. Biondo, ovviamente. Si chiama Jarno Saarinen. Arriva al circuito con un seguito ridotto al minimo, la moglie e la moto. E a quell'epoca è arrivato Saarinen, questo ragazzo finlandese che non sapevamo neanche chi era. Lui e la moglie Soili, con il loro furgoncino Volkswagen, erano quelli che mettevano le mani sulla moto, riparavano il motore, cambiavano i pistoni, lei gli faceva la segnalazione dei box. E con questa Yamaha, all'inizio privata, sembrava che ci dava veramente fastidio. Con le gare 350 veramente ci impensieriva. Vinceva nel 250 e vinceva anche nel 350. Saarinen ha imparato a correre sulle piste ghiacciate della sua terra. Ha uno stile di guida tutto particolare che lo rende velocissimo. C'è
Saarinen è uno, diciamo, è l'uomo nuovo del motociclismo, è giovane, va molto forte, forse più forte di Agostini, di me, rischia molto di più se non altro. Saarinen era veramente fortissimo, aveva poi delle condizioni in cui era imbattibile, come il bagnato. Sul bagnato era veramente straordinario e aveva l'approccio scientifico con le corse che altri rivali non avevano. E come il ghiaccio era spietato, non lasciava mai nulla al caso e cercava a tutti i costi di raggiungere la vetta più alta della storia del motociclismo. E credo, lo dico con estrema sincerità, che ci stesse riuscendo. In effetti, in quel 1973, le prime tre gare del mondiale della classe 500 le vince tutte Saarinen. Agostini è spiazzato, sorpreso. E poi c'è sempre Pasolini, che non la smette di farlo innervosire ed è pronto a fare il terzo incomodo. Insomma, sembra proprio che quel mondiale del 1973 debba essere finalmente diverso da quelli che l'hanno preceduto. Ma le speranze di tutti quelli che attendono che il dittatore del mondiale venga scalzato sono cancellate in pochi istanti un brutto pomeriggio di maggio del 1973. Quel giorno a Monza è in programma la quarta prova del moto mondiale. Come sempre, i piloti più forti sono impegnati in più categorie. Agostini ha appena vinto nella classe 350 e attende di conoscere il vincitore della classe 250, dove sono impegnati Saarinen e Pasolini. Nell'attesa io ero nella palazzina del Conte Augusto, che stavamo così brindando la vittoria della 350, e Pasolini nel frattempo stava partendo per la 250 con Saarinen. Io ero, mi sembra, in terza fila, secondo era Pasolini, che era nervoso perché aveva perso la gara prima. E io mi ricordo che stavo guardando fuori dal finestrino, da questa finestra del nostro box. Poi abbiamo visto la partenza. Pasolini scatta veloce al via. Saarinen lo segue subito dopo. Le moto sfrecciano rapide sul rettilineo e spariscono dietro la prima curva. Portandosi dietro il rombo dei motori. Poi il silenzio scende sul rettilineo di partenza. Ma stavolta è un silenzio lungo, troppo lungo. Mi sono preoccupato, dico, come mai non sento più nessun rumore? E non è passato nessuno, era passato più tempo di quel che normalmente ti aspetti, quindi aspettavamo, a un certo punto vediamo passare due piloti piano. Poi vedemmo arrivare Gallina, Lega e pochi altri a bassa andatura che si giravano indietro per capire cosa era successo. Insomma, che qualcosa di grosso c'era, lo capivo subito. Poi tornavo dei piloti in senso contrario. Allora lì abbiamo detto, qui è successo qualcosa di veramente grosso. E da lì poi ho visto che incominciava la gente a agitarsi e niente, poi hanno detto un incidente al curvone. Ma cosa è successo dietro quella curva? I pochi piloti che tornano indenni raccontano sconvolti di un incidente terrificante. Pasolini ha perso il controllo della moto. La sua moto scivolò sul guardrail e rimbalzò a mezza altezza. In quell'attimo lì la moto si mise di traverso, andando, diciamo, a bloccare, a chiudere la strada agli altri. Saarinen l'ha presa in faccia.
Dietro di me passò solo Roberto. Siamo passati in tre, io, Lega e Brown. E poi non passò più nessuno, perché chi frenava e cadeva, chi colpiva corpi o moto cadeva. Le balle di fieno ai lati della pista si incendiano. I primi soccorritori si trovano di fronte a una scena infernale. In mezzo alle fiamme e alle lamiere ci sono i corpi senza vita di Saarinen e di Pasolini. Mi ricordo che la gente di fronte a me, in parabolica, c'è la tribuna all'esterno, mi gridavano: cosa è successo? Dimmi cosa è successo. E io non potevo dirlo, perché potevo dire sono morti in due, ma lo sapevamo subito, purtroppo. Erano morti sul colpo Pasolini e Saarinen, anche se Costa provò a lungo a rianimare Pasolini. Io tentai invano di salvare la vita a Renzo Pasolini, perché quel cuore pieno di passione io pensavo che volesse ancora battere, che volesse ancora ritornare a battere per il sogno che stava inseguendo. Quando le dicono che un suo collega è morto, che cosa pensa? Beh, dispiace, ma non è che il fatto che sia morto in motocicletta mi faccia venire dei, non so, mi mette in soggezione nei riguardi dello sport che faccio. Io sono convinto che quando è ora di morire si muore. Ai due principali antagonisti di Agostini il destino ha riservato una sorte comune, crudele e impietosa. Il Gran Premio di Monza del 73 passa alla storia come una delle pagine più cupe e nefaste del motomondiale. E sono tanti i piloti, Agostini è uno di loro, che a distanza di anni sentono ancora una profonda ferita interiore, una cicatrice difficile da rimarginare. Sono morti due grandi campioni a Monza e quindi è stata una giornata molto triste che mi ha fatto anche pensare se ne valeva la pena, però poi così quando ho incominciato a ragionare ho detto sì, ne vale la pena perché il mio grande amore l'ho scelto, questo sport l'ho scelto io, so che è pericoloso, so che può succedere, però si pensa sempre che può succedere, ma che non succederà mai a te. Questa ti dà la forza di continuare. Il mondo non si ferma. Si piange la morte di chi se n'è andato troppo presto, ma il grande circolo del moto mondiale continua. Ecco allora strisciante tornare a serpeggiare in tutto l'ambiente delle moto, velenoso, un dubbio. Tutti i successi di Agostini sono arrivati perché Agostini è il pilota più bravo di tutti o sono invece il frutto della schiacciante superiorità di una moto perfetta? C'è solo un modo per scoprirlo: separare Giacomo Agostini dalla sua compagna di sempre, la sua MV Agusta. Per il Mondiale 1973, la scuderia Agusta ha deciso di affiancare ad Agostini una vecchia volpe del moto mondiale, l'inglese Phil Reed. Reed è un tipo combattivo, poco disposto a fare lo scudiero di sua maestà Agostini. Era un personaggio difficile che voleva vincere e basta, con tutti i mezzi. Reed, se poteva farti una scorrettezza te la faceva, non te la risparmiava. Reed è capace di giocare sporco in pista. Ma anche ai box sa dosare le armi più appropriate. Quando arrivò in MV, quello che diede fastidio tantissimo a Agostini fu che Reed fu capace di conquistarsi la squadra, di arruffianarsi la squadra. Io dicevo che la moto non andava bene, la quattro cilindri, che c'erano delle cose a mettere a posto, e lui, per far contenti qualcuno all'MV, diceva no, la moto è perfetta. Quella non sarà una stagione come tutte le altre e Agostini lo capisce presto. La sua moto proprio non ne vuole sapere di andare. Nelle prime tre gare del mondiale la MV lo tradisce, mentre quella di Reed fila spedita al traguardo. Cosa sta succedendo?
semplicemente che gli anni passano e i tempi cambiano. Agostini comincia ad accorgersi di non essere più il re a cui tutto è dovuto. E quando a metà stagione 1973 chiede che la moto di Reed, più veloce e affidabile, sia data a lui, riceve dalla dirigenza della Gusta un secco rifiuto. In azienda sono mutate le gerarchie. Il conte Domenico è morto nel 1971, lasciando il comando al fratello Corrado. È chiaro che per i nuovi padroni Agostini non è più l'intoccabile di un tempo. Nel 1973 Agostini vince solo 3 gare nella classe 500. Reed invece ne vince 4, si aggiudica il mondiale e spezza un dominio che durava da 5 anni. Ma Reed non è solo il nuovo re del mondiale, è il terzo incomodo che riesce a mettere in crisi il matrimonio tra Agostini e la MV. Perdere da Reed non mi fastidio più che con tutti gli altri. Ormai per Agostini è tutto chiaro, è arrivato il momento di cambiare. E così, il 4 dicembre del 73, ecco arrivare un annuncio che era nell'aria, ma che lascia tutti a bocca aperta. Ma mi sono deciso di correre l'anno prossimo per la Yamaha. Naturalmente, dopo tanti anni alla MV Agusta, mi è costato fatica lasciare la mia famiglia. All'MV sono nato, all'MV avevo una grande famiglia, all'MV ho vinto tanto, mi ha dato la possibilità di vincere tanto. Però per il mio futuro era così e ho deciso di andarmene. Speriamo di trovare altrettanta fiducia alla Yamaha e speriamo di avere altri successi. È un divorzio che fa male. E fa male più a Agostini che all'Agusta. L'Agusta ha dimostrato di saper vincere anche senza di lui. Ora tocca a lui dimostrare di poter vincere senza l'Agusta. La sfida è di quelli importanti. Agostini correrà su una moto tutta nuova. Non avrà più i suoi fedeli meccanici vicino. Per la prima volta cavalca una scommessa, non una certezza. La Yamaha non ha mai vinto un mondiale della 500 e Agostini ha gli occhi del mondo puntati addosso. Era abituato a stare lì davanti a tutti, a guardarsi indietro per cercare avversari lontanissimi. Ora invece Agostini si trova ad inseguire. Mentre impara a conoscere la nuova compagna, proprio come un fidanzato tradito, osserva sconsolato il suo nemico in sella alla MV. E prova segretamente la sua vendetta. Maggio 1974, Gran Premio di Imola. La Yamaha di Agostini è in prima fila insieme alle due MV, quella di Reed e quella del pilota italiano che ha preso il suo posto, Gianfranco Bonera. Avevo contro le due MV di Bonera e di Phil Reed. Nei primi giri le moto dei migliori viaggiano appaiate. Poi Agostini prova a staccare tutti gli altri. Ma Bonera non ci sta. Bonera era riuscito a incollarsi e non mi mollava. E allora ogni giro tiravo sempre di più. Agostini lotta contro il suo passato. Per una volta mette da parte la sua razionalità. Si lascia sopraffare dalla fuga e ingaggia un folle duello con la MV di Bonera. Le due moto arrivano appaiate all'ultimo giro. Poi, improvvisamente, da una curva spunta solo la moto di Bonera. Sono rimasto senza benzina. Senza benzina mi sono fermato. Bonera e la MV vincono il Gran Premio. Agostini ha commesso un errore da principianti. Un errore che con la Agusta non aveva mai commesso.
La gara di Imola è emblematica di quell'annata. Il mondiale del 1974 va di nuovo alla Agusta e a Phil Reed. Per il momento Agostini con la sua Yamaha deve accontentarsi di vincere solo nella classe 350, ma è una magra consolazione. Dal mondiale del 1974 Agostini ha però ricavato una lezione importante. La Yamaha non è la MV Agusta e se vuole tornare a vincere l'anno successivo dovrà lasciarsi definitivamente il passato alle spalle. Il campionato del 1975 è alle porte. Phil Reed, agguerrito più che mai, accoglie Agostini con l'aplomb che lo contraddistingue. Se Mark Haywood è 10 volte migliore di me, quante volte è migliore di Agostini? Se pensa ciò, credo che si accorga che è tempo di ritirarsi. Io penso che, data l'età, sarebbe bene che lui si ritirasse. Agostini dice anche che io l'ho passato con dei trucchi. Dopo 15 anni che corre, penso che anche lui dovrebbe conoscere questi trucchi. E se non li ha ancora imparati, mi dispiace per lui. In corso ho sempre voluto essere corretto e i trucchi non li uso. Reed è smargiasso ai limiti dell'antipatia, ma in fondo ha ragione. Se Agostini vuole tornare a vincere, deve pensare a una strategia di corsa diversa da quella a cui è abituato. Non si tratta di fare giochi sporchi in pista o peggio ancora fuori, si tratta di giocare d'astuzia, di intelligenza. Ora che è in sella una Yamaha, Agostini non può pensare di stare sempre in testa davanti a tutti, dall'inizio alla fine. Per vincere il mondiale però ci sono anche altre strade. In lizza per il titolo della 500 sono rimasti di nuovo loro due, Reed e Agostini. Quando arriva l'ultima gara del Mondiale 1975 a Brno, in Cecoslovacchia, Agostini però ha un vantaggio. In quell'ultima gara, per laurearsi campione, gli basta anche solo arrivare secondo. Per la prima volta nella sua vita, allora, Ago non cerca di stracciare l'avversario. Si mette dietro Reed a debita distanza e lo segue senza mai tentare di sorpassarlo. E non rischia nulla, fino al traguardo. L'ambizione mia era quella di dimostrare a tutti che Agostini vinceva anche con un'altra marca. La strategia ha funzionato. Alla fine la classifica mondiale così recita: Agostini 84 punti, Reed 76. Agostini è campione del mondo per la 15ª volta. È un mondiale conquistato con la grinta del leone e l'astuzia della volpe. Un mondiale che gonfia il petto di Agostini, forse più di tutti gli altri trionfi. Ha regalato alla Yamaha il primo mondiale della 500 nella sua storia e soprattutto ha dato dimostrazione al mondo che il suo è un talento cristallino, perché ha vinto anche senza l'Agusta. E a questo punto potrebbe finalmente ritirarsi dalle corse in santa pace, ma ad anticiparlo però ci pensa la sua compagna di sempre. Alla fine del 1975 l'Agusta annuncia la chiusura del reparto corse. Agostini allora fa una scelta che spiazza tutti. Rileva lui da solo il reparto corse dell'azienda e crea un team tutto suo, finanziato da lui. MV voleva fermarsi, allora Agostini disse: vabbè, rilevo io il materiale del reparto corse e faccio da solo. Il campione e la sua vecchia compagna tornano insieme per un ultimo giro di valzer. Non c'è calcolo, non c'è voglia di primeggiare in questa scelta. È il gesto sentimentale di un pilota che non dimentica. Un gesto che non tutti condividono. Ho fatto delle gare mediocri e lì si poteva risparmiare queste umiliazioni, diciamo, perché uno come lui deve smettere, non dico il top, però quando vede che suona il campanello. In effetti in quel mondiale Agostini non vince neppure una gara, fino a che non si arriva all'ultimo gran premio della stagione, al Nürburgring. Un circuito speciale,
quello in cui, oltre 10 anni prima, Agostini e la Agusta hanno vinto la loro prima gara insieme. Sembra il perfetto finale di un romanzo, invece quello che sta per accadere è tutto vero. All'ultima gara di Agostini, all'ultima gara dell'Agusta, accade quello che nessuno più si aspetta, ma che in fondo tutti sognano. All'Nürburgring, Agostini e la sua MV tornano ancora una volta a sfrecciare come ai vecchi tempi. Il pilota e il suo bolide sono imprendibili, precisi, non sbagliano una curva. Agostini ha detto, gli ultimi giri parlavo con la moto, dai tieni duro, ancora poco, ancora poco. E la vecchia MV tiene duro. Lei e Agostini tagliano il traguardo primi, davanti a tutti. Iniziare con l'MV al Nürburgring e chiudere con l'MV al Nürburgring è un ricordo meraviglioso. Si vede che doveva essere così. È un addio dal sapore così romantico che al traguardo perfino lui, il freddo, preciso, infallibile Agostini, per una volta lascia libero sfogo alle emozioni. Il cerchio si è chiuso e alla fine del giro si scopre un Agostini diverso dall'imperturbabile campione invidiato da tutti. Un Agostini uguale a quello che oggi tutti conoscono. A 70 anni Ago non ha mai rinnegato il suo DNA e va ancora in moto, per diletto, eppure con il piglio di sempre. Ma sceso dalla moto è un uomo molto più alla mano dell'inavvicinabile divo di un tempo. Si è sposato, ha messo su famiglia e ora Giacomo Agostini è diventato un mito, sì, ma un mito dal volto umano.